Buongiorno, oggi comincio con una frase di Mario Cuomo che diceva: parlo, parlo, parlo e ancora non ho insegnato alla gente in 50 anni quello che mio padre ha insegnato a me con l'esempio in una sola settimana. Oggi è la festa dei papà, oggi è San Giuseppe. E quando ho letto questa frase mi è venuto in mente mio papà, che quando io avrò avuto 12-13 anni, tutta contenta, mentre tornavo a casa da scuola, ho trovato per terra 50.000 lire. Allora sono andata a casa come un fulmine. Papà, papà, ho trovato 50.000 lire. Una volta 50.000 lire valevano. E lui mi ha detto: i soldi bisogna solo prendere quelli che si guadagnano. Quindi questi tu li hai trovati, qualcuno piangerà che li ha persi. Tu sei contenta che li hai trovati, allora facciamo contenti una famiglia di poveri. Perché non sappiamo a chi possiamo ridarli, li diamo a qualcuno che ha meno di noi. Tu non hai bisogno di questi soldi. Ci sono io che penso a guadagnare, io e mamma, per te. Ecco, quell'insegnamento lì è stato quello che vale più di tutto il resto che posso aver imparato fino a quando è andato in cielo. E allora mi è venuto in mente che anche se mio papà non aveva studiato, se i vostri papà, alcuni, possono non aver studiato, però hanno capito, capiscono e capiranno quella che è l'immagine che si dice di San Giuseppe, l'unica cosa che si dice di San Giuseppe, che era un uomo giusto. La giustizia è proprio fatta di queste piccole cose. E allora mi viene da farvi un augurio, potessi cantare, lo canterei, non lo posso cantare perché non lo so, ma vi dico una frase di una canzoncina bellissima dello Zecchino d'Oro di qualche anno fa, che diceva: perché un uomo è grande, grande davvero, quando ritorna bambino di nuovo. E il mio papà è grande, grande davvero, perché è tornato un bambino di nuovo. Allora forza papà, e ricordiamoci che per essere grandi bisogna essere bambini. E un'altra piccola canzone, un po' più seria, sempre dello Zecchino d'Oro, diceva: con te mi sento forte, rivolgendosi al papà, con te non ho paura, il buio della notte diventa un'avventura. Capisco che non è facile per voi papà dimostrare questo o fare sì che sia sempre così per i vostri bambini. Allora, quando non riusciamo noi, diamo la parola e la forza e affidiamoci a lui.